Nessun artista al mondo è riuscito meglio di Van Gogh a utilizzare il colore in tutte le sue sfumature cromatiche per urlare il proprio attaccamento al ciclo vitale. A Padova, una straordinaria mostra celebra il genio olandese con 82 dipinti, molti dei quali sono un tripudio di luce e di energia. Van Gogh, I colori della vita, è l'esposizione dell'anno, visitabile fino all'11 aprile 2021 al Centro San Gaetano nel cuore della città di Sant'Antonio. La mostra è a cura di Marco Goldin, storico dell'arte e scrittore, che a Van Gogh ha dedicato 20 anni di studi e di passione. È divisa in 7 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un momento biografico, con al centro il periodo parigino a contatto con i grandi maestri d'arte, in particolare con Gauguin. Proprio in questo periodo Van Gogh realizzò il suo autoritratto capolavoro che da solo vale la visita. In questo piccolo autoritratto realizzato con olio su cartone si nota il passaggio definitivo alla pittura impressionista di Van Gogh sotto l'influsso dei pittori Toulouse-Lautrec e Gauguin. Osservando l'opera, i colpi di pennello infatti diventano decisi e sicuri, con accostamenti di colori che creano contrasti. Il dinamismo è dato poi dalla velocità delle pennellate, che sembrano quasi sciami di pesci. Ma Van Gogh cerca soprattutto la natura, di cui canta la musica dei paesaggi e in cui ambienta la propria angoscia. Van Gogh dipinse questo paesaggio guardando fuori dalla finestra dell'ospedale psichiatrico in cui era ricoverato in Provenza. I colori esprimono i suoi stati d'animo, le sue angosce, ansie e paure, intervallati solamente da brevi momenti di gioia.